Bentornati con le consuete previsioni a cura di Meteo One. L'avanzata lenta verso l'Italia del maltempo, legato alla saccatura fredda nord-atlantica, causerà la formazione di un minimo depressionario sulle regioni centro-settentrionali. Pertanto, anche i settori del sud Italia saranno interessati dal maltempo. Difatti, insisteranno venti meridionali che questa volta saranno accompagnati da precipitazioni diffuse. Ma andiamo a vedere nel dettaglio il tempo sulle nostre regioni per venerdì 28 aprile. Giornata molto umida, con al mattino cielo coperto sui settori ionici pugliesi, alternanza di brevi rovesci e schiarite sulla Puglia centro-settentrionale, nuvolosità meno compatta altrove. Al pomeriggio ancora rovesci sparsi possibili sul Gargano e Alto Potentino, altrove nuvolosità irregolare. Durante la sera e le prime ore notturne possibilità di rovesci più intensi su Materano e Puglia centro-meridionale. Temperature oltre i 25 gradi sul Foggiano e Bat, in generale rimarranno stazionarie durante il giorno, in calo dalla sera a partire dal nord. Venti ancora intensi dei quadranti meridionali, entro sera attenuazione e rotazione da ponente a partire dalla Basilicata. E per quanto riguarda i mari, ancora agitato lo Ionio, mosso l'Adriatico. Da oggi un nuovo servizio gratuito, previsioni sul vostro telefono aggiungendo dall'app Telegram il canale Meteo One Puglia e Basilicata. Ed ora passiamo al nostro consueto appuntamento con la foto del giorno. Oggi ringraziamo il nostro telespettatore Nunzio Michele per averci regalato questa atmosfera surreale al tramonto dalle spiagge di Vieste. Se volete inviare la vostra foto del giorno, contattateci al numero WhatsApp e l'email che vedete in sovrimpressione. La foto migliore verrà mandata in onda nella prossima puntata. Grazie per l'attenzione e arrivederci al prossimo appuntamento.